in compagnia della regista di Buoni o Nulli, Gianni De Gregorio. Salve. Grazie, buonasera. Senta, questa commedia che cerca in realtà di scoprire se è possibile cambiare, e poi alla fine però ha detto nelle note di regia: forse non l'ho mica capito se è possibile. No, infatti non l'ho capito, probabilmente no, probabilmente non si può cambiare. No, perché volendo vedere se veramente uno così bonaccione può cambiare, questo era l'esperimento, però ci siamo talmente poi divertiti, era il risultato era esilarante, dal che abbiamo dedotto non c'è niente da fare, non si cambia, diventa una risata. Sì. E lei che tipo di persona è? Visto che il personaggio qui, no, insomma, alla fine dice sempre di sì, magari diventa un po' morbido, non si fa valere, invece lei com'è? No, io sono ancora così, no, sono morbido, non mi faccio valere, nonostante tutto non c'è niente da fare. E uno è programmato, evidentemente, è programmato così, non ci riesco. E la cosa divertente era capire se... Chissà. Chissà, ma la do un po' perdente. Quindi se sul set vi siete divertiti, avete anche improvvisato oppure siete stati bravi a Ligio al copione? No, abbiamo... Ligio al copione abbastanza, però c'erano sempre delle sorprese da parte di tutti gli attori, bellissime, che neanche mi dicevano prima e che a volte uscivano all'improvviso, che erano delle cose bellissime, divertentissime, perché io ho lasciato anche stavolta molta libertà, quindi abbiamo seguito il copione però con grandissima libertà dentro. Quindi una sorta di canovaccio teatrale e poi via. E poi via, esatto. Sì. Grazie mille, lo fa un saluto fortissimo e speriamo di vederci sempre. Grazie.